Ciao a tutti e bentornati su Undertale. Così va meglio, non credete? Ebbene sì, non saremo qui per quello, ma per questo. Il reset totale. Ora ci chiameremo esattamente come l'ultima volta, per evitare incasinamenti. Eccoci qui, siamo arrivati su un letto di fiori dorato, bellissimo come deve sempre essere. Però questa volta saremo stranamente cattivi. Perché? Perché sì. Ciao, sono Flowey, Flowey il fiore. Sei nuovo nell'underground, vero? Devi essere molto confuso. Qualcuno deve insegnarti come vanno le cose qui. Credo che io debba insegnarti come si fa. Pronto? Andiamo. Sembra che non si ricordi che abbiamo resettato. Sì, questa è l'anima bla 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 bla, lo sapete già, vero? Facciamo finta di assecondarlo almeno stavolta perché... Sì, piccoli, ma bellissimi petali che ti faranno molto male, quindi sta attento a prenderli tutti perché ti faranno molto male. Infatti, idiota, grazie, grazie. La mia vendetta sarà molto lenta e dolorosa. Maledetto. Muori. Ho quasi l'impressione che sarò io a dirlo la prossima volta. Non so perché, ma chissà, chissà. Sì, ben trovato, Dore. Ti ho visto 5 minuti fa, nella Pacifist. Che ti avevi catturato a torturare un... Sì, sono Dorel. Passo ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto. Sei il primo umano a cadere qui da molto tempo. Avanti, ti guiderò tra le catacombe. Di qua. Ho letto tutto in fretta perché ormai lo so a memoria, quindi... Quindi sono più veloce. Wow. Non salvo nemmeno perché tanto... Benvenuto nella tua nuova casa, piccole... Non credo proprio... Permettimi di insegnarti come operare nelle rovine. Tac, 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 tac. Un quadrato perfetto. Le rovine sono piene di puzzle. Sì, fusioni tra diverse... qui non mi ricordo, non so cosa tradurre, quindi... Devi risolverli per passare da stanza a stanza. Ok, e sì, imparali. O almeno così penso di aver detto. Per progressi dovrai tirare delle... Come si chiamano? Delle leve, giusto. Non preoccuparti, le ho segnate. Ho segnato quale devi tirare. Tipo, non so, forse questa? O forse anche questa? Oddio, il livello di difficoltà. Tutorial. In effetti, sono fiero di te. Andiamo nella prossima stanza. Prossima stanza. Come un umano vivente nell'underground, i mostri potrebbero attaccarti. E dovrei essere preparato per queste situazioni. Non preoccuparti, il processo è semplice. Quando incontri un mostro entrerai in una battaglia. Quando entrerai in una battaglia, fai una conversazione amichevole. Stai fermo lì e io vado a risolvere il conflitto. Fai pratica con questo pupazzo. Ok, facciamo pratica con questo pupazzo. Facciamo pratica. Bellissimo. Sembro sadico, lo so, ma devo integrarmi nel personaggio. Se no, non è un genocide. No, i pupazzi non sono per combattere, sono per parlare. Credo sia il contrario. Non vogliamo fare del male a nessuno, vero? Andiamo adesso. Credo che non capisci la situazione attuale. Qui c'è un altro pattern in questa cosa. Mi stupisco se riusciresti a risolverlo. Oh, ci ho messo un casino di tempo per dire due parole. Ah, un altro osa attaccarmi. Fuori dalla mia strada. Addio. 20 di oro e il mio love è aumentato. Poretta. Non si è accorta di niente, Toriel. A parte perché posso passare, ti prego. Oh, ok. Non so, non parlava. Non parlava, era muto. Guarda che siamo giallognoli, non so neanche da quante radiazioni abbiamo preso per diventare così, ma questo è un altro discorso. Come sempre. Sembrano un po' troppo pericolosi per adesso. Sì, sono delle punte per terra. Hai progredito in modo eccellente, figliolo. Ora sarà un po' più difficile. Voglio che tu finisca questo corridoio da solo. Perdonami. Lo devo attraversare un corridoio, manco mi... Battlefield 1 nella vita reale, scusa, È un corridoio che devo attraversare. Allora, nella pace qui sembrerebbe una cosa normale, ma ora sembra quasi che la rincorriamo con un coltello in mano, no? Dipende dai punti di vista. Se siete come me, capirete questo. Se siete persone normali, probabilmente no.
dietro un palo perfettamente posizionato qui per nascondersi. Complimenti, non preoccuparti, non ti ho lasciato, me ne ero accorto. Sì, sono stato dietro questo palo per tutto il tempo. Palo, palo, quello è un palo, uno ha detto questa colonna. Grazie per avermi creduto. Comunque, questa era un'importante ragione di esercizio per testare la tua indipendenza. Devo fare qualcosa, tu resterai da solo per un po'. Rimani qui, è troppo pericoloso esplorare da solo. Ho un'idea, ti darò un telefono. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami, va bene? Sì, sarebbe prenditi cura di te, ma io sono ignorante in materia, quindi... non hai lasciato la stanza, vero? No, c'è un mostro davanti a me, ma c'era già nella stanza, va bene? Ci sono un po' di puzzle davanti che devo ancora spiegare. Sarebbe pericoloso affrontarli da solo. Vabbè, stacci bene, ok? Stacci, mi raccomando. Ok. Playful crinkling. Livello 2, siamo fortissimi. Sì, ovviamente taglierò perché non sto qui ad ammazzarli tutti. Questo qua lo faccio insieme a voi. Tac. Non sei mo. Muori adesso. Non ho tempo da perdere. Allora vi spiego tutto ed è andato. Per esperienza, allora... per fare il genocide dovete girare in tondo, dovete ammazzare tutti i mostri nell'area, come continuamente, tipo girare in tondo così, per una stanza, e finché non mi compare la scritta, dopo vedete, finché non mi compare una stessa scritta. Ci vediamo dopo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso tutti i mostri delle rovine. Ora come vedete c'è solo un silenzio terrificante. Determinazione. Solo questo ci dice. Andiamo avanti. Non preoccupatevi della scritta, vi verrà fuori anche adesso. Non adesso, ma... Ma nessuno è arrivato. A quanto pare o sono morti o sono troppo spaventati per venire fuori a combattermi. Chi osa interrompermi? Ciao, sono Toriel. Non nessuna ragione in particolare. Cosa preferisci? Non so, il primo che c'è. Ah, vedo, ok, grazie. Sì? Ah, no, non ti dispiace il butterscotch? Non so che la tua preferenza è questa, ma se lo trovi sul tuo piatto ti farebbe schifo o... Ok, ho capito. Grazie per essere paziente. Ancora? Allora, ho spostato la pietra. Ancora? Non hai nessuna allergia, vero? Perché lo sto chiedendo? Nessuna ragione, tranquilla. Vabbè, possiamo andare avanti tranquilli adesso. Chi ci interromperà? Nessuno. Sarà un po' rognoso andare avanti così. Mi ricordo. Su. No. Di quale? Non è possibile. No. Di un micro scalino sono caduto. Così, vado per pochissimo e via di qua. Poi ci sono le terrocce e terrocce, nessuno che arriverà. Mi ricordate perfettamente come funziona, no? Ti prego, Frisk, o almeno... Ehi, mi stai chiedendo di muovermi? Ok, solo per te, zucchina. E zucca, scusa. Vuoi che mi muovo ancora? Ok, così? No, è sbagliato. Ah, porta sbagliata? Ok, ho capito. Allora andiamo. Non credo tu abbia capito la situazione. Cosa? Ah, vuoi che sto qui? Mi stai dando un vero allenamento. Ok. Adesso invece, determinazione. Vediamo un po'. Ah, però il topo c'è. Sì, questo formaggio è stato qui per un po' troppo tempo ed è attaccato al tavolo. Perfetto. Napstablock se l'è fatta sotto. Ha fatto bene a scappare. Qui sì, quella dei ragni. Ok. No. Non mi servono cure nel genocide, almeno non in questo momento. Non c'è praticamente nessuno. Come voleva si dimostrare. Spero. Dimmi, Toriel. Mi sono appena realizzato che da un po' che non pulisco. Non aspettavo compagnia così presto. Ah, cioè, è probabile che troverai cose in giro, per terra. Puoi prenderla su, ma attento a non caricare, a non troppo stare a sfruttare troppo peso.
potresti vedere qualcosa che ti piacerà moltissimo, ma... Ah, ma dovrei lasciarla lì perché hai troppa roba, punto. Sì, lo so, sono un esperto di queste cose. Avete finito? So che non c'è nessuno. Potevano sistemarla sta cosina un attimo, eh? Penso che ormai ha già ammazzato tutti. La leva sapevo già che era qui. Quindi non stupitevi che... Ora, se non sbaglio, ti prego, basta. Queste sono già aperte. E qui, fatto. Ho detto fatto. Andiamo avanti. Sì, vi ho già dato il suggerimento pronto. Questa invece non ne sono arrivato. Oh cavolo. Ops. Dove sono finito? Colpa mia. Ho premuto quella sbagliata non di proposito, ma... Ma ho proprio sbagliato io. Si sarebbe molto più sopportabile se non li mettessi ogni 2 secondi, eh. Grazie, Undertale. Vediamo un po'. Ah, quella è rossa. Quella è rossa. Ah, pensavo fosse un trabocchetto. Pensavo, no, dai, è troppo facile che devo premere proprio sta qua. E invece è proprio sta qua. Ora, invece, questo è il vero trabocchetto. Ti prego. Ecco qua. Lo premi? Esattamente, giustissima. Ora, c'è una croce lì per terra e qui invece c'è nessuno. Chissà perché. Ah, hai trovato il coltello. O almeno il coltello giocattolo, equipaggiamolo subito per un maggiore attacco distruttivo. E adesso possiamo andare da Toriel. Ho già pronto il coltello qui. Oh cavolo, ci ho messo un po' troppo tempo. Mi chiami, sono qua. come hai fatto a venire qui, figliolo? Ti sei fatto male? Ah, nessun graffio impressionante, ma... Non avrei dovuto lasciarti da solo per così tanto tempo. È stato irresponsabile provare a sorprenderti in questo modo. Non posso più nascondertelo per molto. Vieni, piccoletto. Non chiamarmi piccoletto. Senti il silenzio? Determinazione. È il silenzio di una delle rovine senza mostri. Non è più silenzio adesso, invece è il contrario. Lo senti? Sorpresa. È una torta di... Cannella Butterscotch. Cos'è il Butterscotch? Non lo so. Pensavo che dovremmo celebrare il tuo arrivo. Voglio che tu abbia una buona permanenza qui. Quindi... Ok, ti darò una fetta di torta per stasera. E ho un'altra sorpresa per te. Dimmi tutto. Io vorrei andare giù per le scale, ma... È qui. La mia stanza, scommetto. È una stanza solo per te. Spero ti piaccia. È successo qualcosa di terribile a chi mi ha toccato i capelli in quel modo, lo sai? Sta facendo qualcosa? Fa come se fosse a casa tua. Ok, dormiamo. Dormi, bravo. E ora? Mi tratta in modo gentilissimo nonostante non sappia cosa io stia per fare. Ok, una fetta di torta, sempre comodo. Ora invece... Torniamo a parlare. No, qua. C'era qualcosa, se non sbaglio. Dove sono i coltelli? Dove sono i coltelli? Dritto al punto, dove sono i coltelli? Ah, già su. Volevo farti sapere quanto sono felice di avere qualcuno qui. Ecco qua, un vecchio libro che voglio condividere. Voglio farti vedere il mio spot di caccia alle mosche, qualcosa di simile. Ho già preparato un curriculum per la tua educazione. Potrebbe essere una sorpresa per te, ma ho voluto sempre essere un insegnante. Attualmente non è molto sorprendente, ancora. Perché quella faccia arrabbiata? Sono felice che tu viva, che devi vivere qui. Vuoi qualcosa? Quando posso andare a casa? Cosa? Questa è la tua casa. Se vuoi sentire qualcosa, vuoi sapere di che libro sto leggendo? 72 usi per le lumache, mi sembra, Snails, mi sembra siano lumache. Come uscire dalle rovine? E questo fatto delle cose? Delle lumache, sapevi che le lumache. Ah, che flip. Non so, il sistema digestivo quando maturano. Qui mi sembra che. Non so, interessante, non proprio. Dove
Devo fare qualcosa, resta qui. Sai che questo è la Genocide, vero? Non è più il bimbetto del cavolo che fa tutto il pacifista, ora c'è l'omicida. Lasciami spazio, altrimenti fa riparte della cenere. Che modo tragico l'ho detto. Vuoi tornare a casa, no? Davanti a noi c'è la fine delle rovine. Un'uscita per il resto dell'underground. Andrò a distruggerla. Nessuno potrà più uscire. Ora fa il bravo bambino e torna di sopra. No, non sono più il bravo bambino. Ora sono il cattivo bambino. Ogni umano che cade qui ha lo stesso destino. L'ho visto ancora e ancora. Vengono, lasciano e muoiono. E tu, se vuoi lasciare le rovine, lui, Asgore, ti ucciderò. Non proprio questa volta. Ti sto solo proteggendo, non capisci? Vai in camera tua. Osi dire questo? A me? Non provare a fermarmi. Questo è il tuo avvertimento finale. Io non sto cercando di fermarti. Vuoi davvero andartene? Sei solo come gli altri. C'è solo una soluzione per questo. Dimostrati. Provami che sei abbastanza forte da sopravvivere. Davvero vuoi farlo? Ok. Addio. È stato bello conoscerti. No, veramente è l'ultima che vorrei uccidere proprio. Proprio mi odi così tanto? Io non ti odio, ti ho solo ucciso. Ora vedo chi stavo proteggendo. Ah, ora vedo chi stavo proteggendo dal tenerti qui. Non tu. Ma loro. Ah. Ah, non vorrò. L'hai capito un po' tardi. Peccato. Ora la tua anima farà parte di tutte le altre, nella cenere. Come è giusto che sia. E adesso? Avanti. Ah, nessuna esperienza. Ok, essere sinceri, è proprio l'ultimo boss che avrei voluto uccidere. Solo che se facevo il buonista non era una genocide. Quindi non prendetevela male, vi vedo già sul tasto di slide con le torce a venire in casa mia. Ma uno ho una difesa. Uno ho i mitra fuori da casa, quindi non venite nemmeno. Non sei proprio umano, vero? No, sei vuoto, proprio come me. Infatti, tu sei Nikrit, giusto? Sì, sono io. Siamo ancora inseparabili dopo tutto questo tempo. Ascolta, ho un piano per diventare onnipotente. Ancora più potente di te e della tua anima rubata. Distruggiamo tutto in questo contorto mondo. Tutto. Tutti. In queste memorie senza significato, facciamole diventare cenere. Esatto. È un'idea fantastica. Distruggiamoli tutti. O almeno non sarei qui se no. Undertale. Avete dimenticato Genocide. By Toby Fox. C'è anche lui nel gioco? Sennò sarebbe un vero peccato farlo fuori, no? Parlo al personaggio del gioco. Ok, ci ritroviamo nella stessa foresta di Snowdin. Solo che. Sì, c'è un silenzio atroce. E qualcuno che ci sta seguendo. Chi potrebbe mai essere? Qualcuno di molto conosciuto? Ti ho visto. Sei tu? Qualcuno di molto cattivo. Almeno così sembra. Potrebbe essere la mia controparte? Intendo a me, no, il personaggio. Si sta avvicinando sempre di più. Io direi, tiriamo fuori il coltello, il giocattolo e tac! Umano. Non sai come conoscere un nuovo amico? Girati e stringimi una mano. Non è più divertente. Lo sai? Una volta sì, due volte no. L'hai fatto veramente? Maledetto. Un motivo in più per uccidere tutti. Il vecchio scherzo del cuscino funziona sempre. È sempre divertente. È un bel modo di ridere. Proprio senza emozioni? Cavolo,
Cavolo donna, se proprio come prendere, come tirare di su, si riferisce a Tori, o almeno qua che ne rimane. Ah, va bene, tu tieni un proprio senso dello humor. Io sono Sans lo scheletro. Attualmente dovrei controllare se ci sono umani in giro, ma... veramente non mi interessa catturare nessuno. Ora mio fratello Papyrus è un cacciatore di umani fanatico, sì, l'ho visto. Anzi, no, non proprio. Attualmente penso che sia da quella parte. Ho un'idea. Andiamo attraverso questo cancello. Vacci proprio davanti. Mio fratello sarà... sì. No, non preoccuparti, vacci tu. Ha fatto le sbarre troppo larghe per fermare qualsiasi persona. Infatti, veloce. Dietro quella lampada. Tu non sai con chi stai parlando, Sans? Almeno penso che tu non debba. Sans, hai già trovato un umano? Sì. Davvero? Wow. È stato veloce. Fine. Ha funzionato, eh? Non mi interessa. Beh, sarò dritto con te. Mio fratello vuole... Ha sempre voluto vedere un umano. E questo mi aiuterebbe moltissimo. Se tu saresti l'umano. Sentite la tristezza nella soundtrack di Snowdin adesso. Proprio rispecchia quello che andremo a fare. Lo sterminio totale. Ora, usciamo dal personaggio un attimino. Spero che il video di Genocide vi sia piaciuto, ma se vi è piaciuto credo che siete delle gran brutte persone. E dopo questo vi saluto e spero che continuerete a seguire questa serie. E vi avverto già che sarà più corta delle altre. Più corta della Pacifist, molto più corta. Ciao a tutti!